Buonasera, eccoci al consueto appuntamento del seminario di quest'anno del Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica. Mi conviene Pensiero e Moto, Economia nel Quotidiano. Siamo arrivati al 14° appuntamento. Chiederei, come di consueto, a ciascuno di avere cura del proprio microfono silenziato. La modalità di intervento è sempre quella per alzata di mano al termine della relazione di questa sera, oppure attraverso la chat di lato. Allora possiamo avviare il lavoro, passerei la parola a Giancarlo Gramaglia e poi a Lucrezia Giberti per la presentazione dell'ospite di questa sera. Solo per ringraziare Anna Maria Donnarumma, sono molto curioso di capire questa convenienza nelle altre culture, molto diversa dalle pratiche che di solito noi utilizziamo, e quindi grazie per aver accettato questo invito. Ci sentiamo eventualmente poi dopo la sua presentazione e i suoi lavori. Grazie, benvenuta. Buonasera e benvenuto ciascuno a questo incontro del seminario. Oggi presentiamo Anna Maria Donnarumma, che ha avuto come maestro Carlo Viverti per tanti anni ed è quella che lei definisce una fortunata coincidenza che le ha permesso di essere ciò che voleva diventare. E infatti per oltre 20 anni ha esercitato la professione di antropologa sociale in diversi paesi africani, proprio sul campo. Ha frequentato un master all'Università di Londra in antropologia dell'arte africana e un dottorato in Sudafrica, dove ha vissuto per 5 anni. Oltre ad avere un viscerale interesse per l'essere umano, come lo definisce lei tutto, ha ricevuto anche un talento, una vocazione per l'insegnamento. E da questa vocazione è nata un po' la comprensione del fatto che incontrare un buon maestro e di fondamentale importanza nella crescita personale, e avendo lei stessa appunto ricevuto questo dono di incontrare dei buoni maestri, ha restituito ciò che ha ricevuto a piene mani. Bene, oggi insegna lettere in un liceo a Cecina e a pochi anni dalla pensione si dice ancora molto contenta del suo lavoro. Quindi oggi presenterà questo intervento dal titolo Conviene essere felici, un titolo diverso rispetto a quello ricevuto nella prima mail, e ricordando che l'intervento più o meno durerà 40 minuti, 45, e ci sarà poi il tempo per uno scambio di 20 minuti, un quarto d'ora. Lascerei allora la parola ad Anna Maria Donnarumma. Grazie, sono molto contenta di essere qui. Volevo dare una piccola risposta appunto a Gramaglia, perché è vero, sono un'antropologa e forse non smetterò di essere un'antropologa neanche quando insegno, no? E soltanto che per questa sera ho, diciamo, cambiato argomento, perché è un argomento che potrebbe essere invece molto rilevante per questo periodo, così, periodo storico. Ad ogni modo, sì, il titolo che ho dato è questo: conviene essere felici con un punto esclamativo, e c'è una ragione. Allora, innanzitutto, perché vuole essere un'affermazione, non vuole essere neanche no, né un suggerimento, neanche una domanda, voleva proprio essere un'affermazione con questo punto esclamativo. Allora, prima di arrivare a spiegare come arrivo a questa affermazione, bisognerebbe ripercorrere un po' come io come insegnante in una scuola superiore, quindi stiamo parlando dei ragazzi dai 17, 18, 19, anche alcuni di 20 anni, abbiamo vissuto questo periodo. Ho scelto questo periodo perché è un periodo di lockdown, per noi è rappresentato un periodo di grande difficoltà. Adesso andiamo poi a guardare meglio che cosa vuol dire anche per i ragazzi grande difficoltà.
Allora, innanzitutto qualche dato. Allora, marzo 2020, l'Italia tutta entra in lockdown e per la scuola comincia una fase totalmente inedita, sconosciuta, che è quella della didattica a distanza. Veramente gli insegnanti hanno fatto un enorme sforzo nel cercare proprio di avere dimestichezza con questo terribile mezzo, no? Di comunicazione che poi si è rivelato in realtà poi di sostegno, no? Al contatto con i nostri ragazzi. Quindi marzo 2020 fino al settembre 2021, si rimarrà in emergenza, quindi stiamo parlando di 18 mesi. È un periodo lunghissimo, veramente lunghissimo, almeno lo è nella vita dei ragazzi giovani, 18 mesi. E sono quindi mesi di emergenza pandemica, ma anche di didattica a distanza. Quindi ho dovuto io stessa affrontare questo periodo di crisi e mi sono dato un compito, eh? E cerchiamo poi di ricordare che cosa vuol dire questo. Mi sono data un compito, mi sono data uno scopo. E qual era questo scopo che mi sono data? Quello proprio di accompagnare i miei ragazzi, quindi i miei studenti, fuori da questo periodo post-traumatico, che è stato fortemente ansiogeno e stressante, per dei ragazzi chiaramente in crescita evolutiva. Quasi come è stata un'intuizione mia personale, partire da questo concetto, conviene essere felici, punto esclamativo. Ma come ci sono arrivata a questo? Innanzitutto da un mio percorso personale. Allora, settembre 2021, mi ricordo di avere letto un libro, qualcosa come 25 anni fa, di aver letto un libro dal titolo Uno psicologo nei lager, scritto da questo psicoterapeuta Viktor Frankl. E il libro di per sé è stato pubblicato nel 1949, io però lo leggo nel 1996, quell'edizione lì. Quindi probabilmente sapete già chi è Viktor Frankl, ma lo ricordo per le persone che non l'hanno mai così incontrato. È considerato quindi il fondatore di questo campo della psicologia conosciuta come la logoterapia, oppure analisi esistenziale. E complessivamente è una visione positiva della vita. Ma in che modo diventa positiva? Lui parte da questo presupposto che la vita offre, comunque presenta, delle occasioni o delle circostanze che possono essere avverse e sofferenti. Ma le persone, se sentono che possono perseguire uno scopo, riescono a superare anche momenti terribili come lui stesso ha superato. Nel suo caso, nel caso di Viktor Frankl, e questo libro lo racconta, uno psicologo nei lager, e la sua esperienza di ebreo, chiaramente, prigioniero in un campo di concentramento, e, se ricordo bene, proprio ad Auschwitz. Pur essendo stata questa per lui un'esperienza disumanizzante, riesce a sopravvivere. E come lo fa? Lo fa attraverso l'idea o questo credo personale di avere comunque uno scopo. Nel suo caso, e qui lo racconta molto bene, tra l'altro è un libro che io poi ho avuto anche occasione di presentare anche in classe, no? Non in questa particolare classe, perché vi parlerò poi dei miei studenti di quinta, ma di altre classi. E non si con questo libro non si concentra tanto diciamo questa esperienza forte del campo di concentramento, ma quanto nel suo desiderio di superare queste difficoltà. E nel suo caso, per esempio, lo fa attraverso il ricordo e il desiderio di rincontrare
questa sua moglie, la sua prima moglie, la quale è lei stessa ebrea e vive appunto in un campo di concentramento. Secondo lui, in questo libro, coloro che erano in grado di coltivare delle immagini del futuro riuscivano a superare meglio di altri questo loro periodo di grande sofferenza in un campo di concentramento. Quindi per lui è stato il ricordo costante di rincontrare la persona amata, oppure la pubblicazione anche di un libro di un lavoro, del suo lavoro scientifico che poi lo porterà allo sviluppo della logoterapia, o per esempio per altri prigionieri, farsi portavoce e testimonianza di questa tremenda sofferenza nei campi di concentramento. Quindi ognuno ha uno scopo che si cerca per sé. Quindi la logoterapia, e quindi appunto si propone di assistere la persona nella ricerca di questo significato. In questo nel significato nel suo percorso di vita. Quindi, perché mi è venuto in mente, nel settembre 2021 mi è proprio venuto in mente questo libro? Perché, come insegnante, dovevo in un certo senso, il mio compito era proprio quello di riuscire ad accompagnare, questi studenti fuori da questo campo di concentramento che era la pandemia, che durava ormai e perdura ancora tuttora nella scuola, per chi lavora nella scuola lo sa che ancora oggi, che però nel settembre del 2021 siamo a 18 mesi, sono tantissimi. Quindi io partivo dalla convinzione che anche noi potevamo uscire da questo periodo. Io e i miei studenti insieme lo potevamo fare. E però avremmo dovuto comunque elaborare la sofferenza, passarci attraverso e trovare anche noi uno scopo per una nuova progettualità futura. In particolare, io mi riferisco a una classe che ho al liceo artistico, di quinta, quindi, che stiamo parlando di ragazzi che negli ultimi anni del liceo hanno dovuto quindi sostenere una situazione terribile. E poi vedremo anche come. E quindi come potevo, mi sono fatta un po' la domanda, come posso trasmettere questo messaggio che conviene essere felici? Nell'ottobre del 2021 scopro un libricino di Bauman. Un libricino proprio di una ventina di pagine dal titolo Meglio essere felici ed è una pubblicazione del 2017. E io mi verrebbe da dire per puro caso scopro questo libricino, ma io sono convinta che a volte i libri vengono a cercarci, no? O questa casualità non è proprio una casualità, è sempre un disegno. Mi piace pensare che sia sempre un disegno più grande di me, no? E in questo disegno più grande di me io mi incontro, no? Con le vicende, le persone. E quindi chiedo ai miei studenti, proprio nell'ottobre del 2021, quindi siamo a inizio anno, una classe che non ho mai visto in vita mia, ovviamente, perché l'avevo ereditata da una collega che era andata in pensione. Sono 26 alunni, quasi tutte femmine, 4 maschi e gli altri sono tutte femmine. Chiedo loro di leggere questo libricino di 20 pagine e di scrivere quindi un testo argomentativo, cioè fare delle affermazioni sul contenuto della lettura di Bauman. E quindi vi dico grosso modo che cosa, se qualcuno di voi non ha mai letto questo libricino, lo consiglio, grosso modo gira intorno a questo argomento. Bauman afferma che la felicità promessa dal progresso moderno, è associata a un'esistenza priva di turbamenti, di sofferenze, senza sforzo. Ma
La domanda che fa Bauman, perché in questo libricino lui non dà delle risposte, ma fa tante domande, chiaramente portandoci la riflessione, dice: ma siamo proprio sicuri che questa sia la felicità? E quindi Bauman in questo volumetto riflette sulle cause sociali della felicità e dell'infelicità dei nostri giorni. Mentre il mercato consumistico produce clienti insoddisfatti, la solitudine, che è il virus dell'era contemporanea, nutre il business dei social network, ad esempio come Facebook. E questo punto è molto interessante perché anche noi oggi, per esempio questa sera, no, ci ritroviamo a non stare uno accanto a un altro, ma siamo in video nuovamente, no? Quindi siamo, diciamo, dopo quasi 2 anni di lockdown, ormai siamo abituati, no? A vedere le nostre relazioni in questi termini, no? Cioè come vedo io, infatti, vedo tante piccole faccette sullo schermo, no? Purtroppo mi verrebbe da dire. E in questo libricino Bauman, quindi, dice che fa un excursus anche filosofico, passa attraverso Nietzsche, Aristotele, eccetera, su questo concetto della felicità, e però alla fine dice fa un'affermazione che abbiamo trovato, io e i miei studenti chiaramente abbiamo trovato estremamente utile, che è questa, che la felicità non è uno stato permanente. È difficilissimo definire, se non impossibile, definire il concetto di felicità, ma è meglio essere felici piuttosto che infelici. Lui arriva a questa conclusione, passando attraverso un altro semplicissimo concetto, che è questo, che la felicità è nella vita reale. La felicità comincia a casa e non su internet, ma è a casa, proprio con il contatto con le altre persone, che si vive la felicità, perché la felicità non è un traguardo che si può afferrare, definire con precisione, ma è un percorso. Allora, questo libricino, no, sicuramente ha aiutato gli studenti. Poi vi leggerò alcuni pezzettini, no, dei temi che hanno fatto, ma dei pezzettini. Voi scuserete anche un po' l'italiano perché erano un po' fuori allenamento, no? Un anno e mezzo senza un insegnante in classe chiaramente produce quegli effetti, no? Però insomma è apprezzabile il fatto che abbiano fatto questo tentativo di esprimere anche la loro sofferenza. Quindi, appunto, ricapitolando, molti dei miei studenti erano in questi temi che io ho letto, vi ripeto, vi leggerò soltanto dei piccoli stralci. Sono assolutamente consapevoli di sentirsi soli, consapevoli che mezzi digitali come per esempio internet o anche i social network come Facebook e Instagram, eccetera, sono dei palliativi, sono dei momenti, no? Ma che la felicità effettivamente comincia dalle piccole cose, comincia da casa propria. Questo mi fa ben sperare che abbiano, secondo me, abbiano capito comunque che malgrado questa sofferenza che stanno ancora attraversando, riescono comunque a trovare uno scopo nella vita di tutti i giorni. Vi leggo qualche pezzettino e poi volevo ancora fare una conclusione. Bene, allora se mi permettete. Ok, allora questa è Lara, dice:
In accordo a ciò che dice Bauman, trovo che la solitudine sia uno di quei problemi maggiori che causano buona parte dell'infelicità contemporanea di tutte le persone. Possiamo dire che i social abbiano un gran ruolo nella nostra vita di tutti i giorni e che ci influenzano sia inconsciamente che consciamente, e volendo o no può aumentare molto il nostro senso di solitudine. Questa paura di restare soli può essere alimentata dal fatto che con le piattaforme sociali siamo a contatto con molte persone, ma nessuna di esse c'è realmente fisicamente vicino a noi per farci sentire la loro presenza e il loro calore, per esempio con una dimostrazione di affetto che può essere un abbraccio. Perciò creare legami nel mondo virtuale spesso e volentieri può farci pensare di avere amicizie reali, di stare bene così, ma alla fine ci troviamo senza persone o amici veri a cui potersi appoggiare, con cui co condividere la propria vita di tutti i giorni. E questa è Lara, che si iscriverà all'Accademia. Un'altra, lei è Alice. Come si evince appunto dal precedente testo, possiamo riassumere i tre punti, appunto riferendosi al discorso di Bauman, che dice: non esiste la felicità senza la tristezza, l'obiettivo non è scalare la vetta in cerca di felicità, ma ritrovarlo nelle azioni di tutti i giorni. E che questa è una cosa simpatica, è che un cliente felice aiuta l'economia più di un cliente infelice, perché in realtà Bauman diceva esattamente l'opposto, diceva che proprio creare dei clienti infelici sono proprio i clienti di Facebook, coloro che hanno bisogno proprio di cercare una sorta di mercato dell'amicizia all'interno di questi social network. Invece Elisa ci dice: come abbiamo visto con Bauman, i problemi purtroppo bisogna affrontarli tutti, chi con difficoltà maggiori, chi con difficoltà minori. Bisognerebbe ogni giorno cercare di trovare un motivo per essere felici. Certo, ci possono essere giornate, no, momenti tragici, però questa cosa ci fa ricordare che ogni istante nasconde un piccolo aspetto positivo. Per capire dove sta la felicità bisognerebbe stare bene con noi stessi, perché essa si trova dentro di noi, non fuori. La felicità è un qualcosa che si riscopre con il tempo e che non si limita semplicemente al sorriso o al buon umore, ma anche dalle esperienze negative. Lisa dice: Lisa andrà a fare beni culturali e artistici. Possiamo immaginare la felicità come una montagna, non si raggiunge la vetta aspettando che qualcuno ci porti. Dobbiamo avere la determinazione di fare tutto ciò che serve per salire, compreso sbagliare o ricominciare. La vita non si basa solo su fato, perché Bauman anche parla del fato, che ci fa avere o meno le condizioni per essere felici, ma molte sfaccettature indispensabili, quali l'infelicità o la rabbia, sui quali noi abbiamo il controllo. E questa è Elisa. Vi leggo quello di Greta. Allora, dice: durante quest'anno e mezzo di lockdown siamo stati a riflettere sul significato della parola solitudine. Non è certo la prima volta nella storia che si verifica una pandemia che riguarda tutta la popolazione mondiale, di certo questa ha avuto gravi conseguenze. Dalla normalità ci siamo trovati di fronte a una situazione imprevedibile, sconvolgendo tutti. Ci siamo ritrovati chiusi in casa, impossibilitati ad uscire sia per recarsi, sia se non per recarsi al lavoro o al supermercato. Ci hanno vincolati da molte cose, come hobby e semplici abitudini. Il lato più triste è stato quello della solitudine, che ci ha obbligati a non stare più vicino alle persone più care. Insomma, ci ha ostacolati su diversi aspetti. Tutto quello che stiamo vivendo non verrà cancellato subito, le cicatrici rimarranno a lungo. Tutti dovremo riabituarci a gesti e abitudini bloccati da mesi. Molti di noi dovranno fare i conti con la perdita di persone amate. Dovremmo iniziare sin da subito a buttare giù questo muro che il virus ha creato, mettendo in atto azioni e gesti per far sì che il virus non l'abbia vinta. E poi abbiamo l'ultimo.
Allora, Scurati, questo si chiama Scurati, è proprio effettivamente il nipote dello scrittore Scurati. Lui è molto filosofico, l'ho voluto proprio anche un po' inserire, perché lui si distingue sempre per dei ragionamenti a latere. E scrive: per lo stile di vita che l'uomo ha adottato in questi ultimi anni, si può dire che non è arrivato, e ce lo mette tra virgolette, e di sicuro non sta correndo, ce lo mette tra virgolette, si è semplicemente e tristemente seduto, fermandosi sul percorso senza uno scopo, fermo in un limbo nel quale l'unico obiettivo non è né correre né arrivare, ma solamente consumare. Molto interessante questo. Bene, allora, adesso vi riassumo il percorso, no? Che ho fatto. Quindi, come insegnante ho dovuto affrontare questo periodo che per noi è stato molto, molto doloroso. E l'ho fatto attraverso, cercando io stessa prima di nutrirmi, no? Di messaggi interiori, di andarmi io stessa a cercare nella mia testa, nelle mie letture. Dei momenti che hanno aiutato me, no? Quindi il libro sicuramente di Viktor Frankl mi ha aiutato, me lo ricordo ancora 25 anni fa, per poi incontrare Bauman in questo libricino Minimo Minimo, Meglio Essere Felici. Credo che alla fine, avendo fatto io stessa questo percorso e lasciato il messaggio ai ragazzi, credo che anche da quello che hanno scritto molto di più chiaramente, ne ho preso solo alcune parti che ho trovato significative, e che c'è consapevolezza della tristezza intorno a noi. Ho riscontrato però anche questa, nella consapevolezza, che è il primo momento, anche questa spinta, no? A trovarsi uno scopo per superare, no? Questo momento. E che la felicità non è un momento, è un percorso. E questo credo che i ragazzi l'abbiano assimilato, questo concetto. Quindi conviene essere felici che infelici. Un po' questo. Grazie. Questa è la mia esperienza. Non da antropologa, ma io ragiono come un'antropologa, perché insomma. Mi sono messa un po' sul campo e poi ne ho raccolto le testimonianze, no? Bene. Bene, grazie. Trovo che sia stato molto interessante il suo intervento, ma ancora più interessante che in questo intervento abbia fatto parlare anche un po' i suoi allievi, quindi è stato un po' come averli con noi questa sera. Allora, lascerei subito la parola a Flavio Gallucci perché vedo che ha alzato la mano e darei appunto questo spazio per gli interventi. Grazie Anna Maria, ho trovato il tuo discorso, il tuo pensiero meraviglioso, quasi privo di principi ontologici. Mi ha fatto molto piacere. Parto ho 4 fogli di appunti, non ci capisco più niente, nel senso che anche ho anche bevuto un po' di vino, però comunque sia, Io no. parto da Scurati. Non è arrivato, si è semplicemente tristemente seduto. Poi, ripeto il titolo. Correggetemi se sbaglio, perché avendo bevuto il vino posso anche sbagliarmi, anche quando non bevo il vino, comunque. Il titolo era Conviene essere felici. Conviene essere felici. È associata ad un'esistenza, siamo proprio sicuri, eccetera, eccetera. Ecco, io ti inviterei a riascoltare la registrazione, magari poi in un secondo momento, sulla questione ontologica di questo essere. Cioè, il tuo discorso era privo di ontologia, fatto salvo poi nel rapporto riportare tutto a una questione di esistenza, di concetto, di essere. E io lo ripeto, ecco, magari mi daranno del noioso, del triste, ecco. L'essere è, diciamo, possiamo dire che il fine giustifica i mezzi, ripeto, una frase di Contri, e Contri mi diceva, la psicoanalisi si può fare anche in spiaggia. Basta che si rispetti il principio delle associazioni libere senza, diciamo, sistematizzazioni o omissioni. Una volta nati, quindi siamo, esistiamo,
la questione dell'essere potrebbe anche cadere, poi ce la ripropongono poi alla fine della vita, nel senso che con la questione della polvere, insomma, ecco. Però io magari mi piacerebbe anche fare un lavoro assieme a te in questi termini, con questa lettura, diciamo, un pochettino privata della questione ontologica, perché l'essere è ad inscatolamento. L'essere riporta subito a un dover essere, almeno nella mia esperienza, questa è la mia esperienza, poi comunque non sto dicendo che per tutti è uguale, riporta ad un inscatolamento, riporta ad una ideologia, ad un'astrazione, ad una teoria astratta, la questione dell'essere. Quindi, ripeto, sono rimasto attratto e meravigliato da questo discorso privo di ontologia, fatti salvi il titolo e comunque un certo rapporto che riporta lì all'essere. Ecco. Non so se ho espresso il mio pensiero, se è chiaro. Se non è chiaro, basta chiedere. È molto complesso quello che dici. Sì. Allora, credo, mi permetto di risponderti così, perché credo che quell'essere volesse dire essere consapevoli che la felicità non è un concetto, credo che l'abbiano capito anche i ragazzi, no? Cioè non puoi dire io sono felice, no? E più io sono, no? E che, non so se rendo l'idea, no? Cioè io sono questa, no? Sono rabbia, sono solitudine, sono timorosa, no? E, però posso essere felice perché guardo avanti, ma questo guardare avanti è che ho un progetto di me, no? E non era, nelle parole dei miei ragazzi, non era inteso, fortunatamente per noi qui oggi lo sappiamo, che non era un progetto di tipo consumistico, no? Ma è raggiungere proprio una progettualità, cioè avere un progetto nella vita, che fortunatamente per noi che oggi li ascoltiamo, questi ragazzi, sono relazione con gli altri. Io trovo questo concetto straordinario, no? Malgrado tutto quello che uno può raccontare sui giovani, no? In realtà sono anche questi ragazzi si presentano in classe con i piercing, i colori verdi di capelli, eccetera, no? Poi però fanno queste riflessioni, e sì, perché poi graficamente ve lo devo anche dire, no? Tra l'altro sono bellissimi, i giovani di oggi sono altissimi, questi ragazzi di 1,80 m, una ragazza fa anche la modella, no? E, ecco, io trovo quell'essere, io lo trovo consolatorio in questo caso, se mi permetti. Non è... Ma certo, ma scusami Anna Maria, però nessuno usa essere, tranne l'Oscurati, che ha un bel pensiero, sì. Che ma nessuno dei tuoi ragazzi nei suoi componimenti ha dato privilegio a una questione ontologica, no. Tranne l'Oscurati che dice non è arrivato, si è semplicemente tristemente seduto. Non sto, io non stavo facendo una questione di giudizio, assolutamente, ma ci mancherebbe. Anzi, l'Oscurati ha delle buone possibilità di passare laddove sono passato io. È usato il verbo essere adesso. E quindi, però, l'Oscurati usa, diciamo, è sulla questione ontologica, ci sta pensando. Ma io ti invitavo proprio a fare un lavoro di rilettura attraverso la registrazione, se hai piacere di farla insieme a me. A me farebbe piacere, proprio per un confronto con te, quindi si parla di rapporto in questo caso. Grazie. Va bene, okay. È così. Grazie. È interessante questa questione dell'essere. A me piaceva molto quello che diceva Anna Maria Donnarumma rispetto al poter cogliere anche la felicità e al poterla fare costruire, no? Come ogni singolo individuo può fare. E lascerei la parola a Giovanni Callegari che ha alzato la mano. Sì, per uscire un po' dal vino e dall'ontologia, diciamo. Allora, grazie Anna Maria, ci hai veramente portato il tuo amore per gli studenti, questo veramente è stato un dato tangibile.
e anche alcuni contenuti di buona, come si diceva, degli abiti di buona fatta, ecco, di buon gusto. Questo avere uno scopo mi ha ricordato veramente molto lo scritto di Giacomo Contri, dell'uomo che ha un domani. E quindi avere un'agenda, avere un domani, veramente qualcosa ci può portarci, no, al superamento delle attuali, anche attuali incertezze. In più, questa solitudine, no, che veramente hai sottolineato come virus, la paura, a volte questa paura della solitudine, forse questo potrebbe starci come domanda, la paura della solitudine, ma potrebbe essere un desiderio di autonomia, perché ciò che sovente, ciò di cui abbiamo paura, sovente è anche qualcosa che occupa, ci trascina, si può anche paventare un po' come desiderio, ecco, non so. Lascerei a te l'elaborazione. Grazie ancora per il tuo intervento. Sì, sì. Sì, Giovanni, hai perfettamente ragione. Ho trovato un tema nel quale, anzi più di uno, peccato che non ho preso uno stralcio di quello, nel quale qualcuno parlava dei benefici della solitudine, addirittura. Qualcuno addirittura ha apprezzato, no, questo periodo di solitudine, forzata ovviamente, no? Non me lo ha spiegato benissimo, forse è per questo che ho deciso di non prendere, però ce l'ho in mente un paio di casi, no? Addirittura qualcuno menzionava, si chiamano gli hokikomori, no? Sono quelli che decidono consciamente di passare il loro tempo da soli, no? Chiusi in una stanza, eccetera. Sì, è vero, qualcuno l'ha menzionato. I benefici della solitudine. Sì, 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 è vero. Vedo che ci sono due mani alzate, lascerei prima la parola alla Cominotti e poi a Ernesto Rinaldi. Grazie. Io volevo sottolineare come sotto questi temi della felicità e della solitudine sia sotteso il grande tema della speranza, che possiamo chiamare in tanti modi, ma è quello che dà senso alla nostra vita. Avere un domani, come ha appena ricordato Calegari, ma avere anche un progetto di vita che non è necessariamente un progetto preciso, ma qualcosa da fare di se stessi. Per contro, la solitudine di certo non è essere fisicamente soli, così come la felicità non è ballare per strada. Si può essere felici durante il lockdown leggendo il più bel libro della propria vita. Io sono tra quelli che sono stati contenti del lockdown e ne hanno approfittato alla grande. Certo, incontrare le persone è sempre piacevolissimo. Figuratevi se fossimo stasera tutti insieme, si finirebbe con una bicchierata di vino, come diceva Gallucci. Però questo certamente manca. Ma non è una mancanza che lascia dei buchi. Ecco, e quando prima parlavi di solitudine, a me proprio veniva il pensiero che c'è solitudine e solitudine, o meglio, c'è modo e modo di viverla e di parlarne. Comunque, più di tutto stiamo parlando di speranza. Ecco, e per ciò che riguarda gli Ikomori, secondo me non sono quelli che se ne stanno gioiosamente chiusi in camera, se ne stanno chiusi al mondo,
rifiutano di uscire, non si sentono in condizione di avere una relazione con gli altri. Porta chiusa, cibo sulla porta, è un'enorme sofferenza. E quindi sì, stiamo dipanando tutte le possibilità della solitudine, dell'infelicità e della felicità. Ecco, questo volevo dire. Sì. Grazie. Prego. Sì, mi scuso, visto che aveva la mano alzata Ernesto Rinaldi e poi anche Ferruccio Rusa, se non sbaglio. E poi Flavio Gallucci, forse aveva ancora la mano alzata. Lascio intanto la parola a Ernesto Rinaldi. Grazie, grazie. Allora, grazie dell'intervento. E anch'io vorrei dire qualche cosa sulla solitudine. E, facendo questa riflessione, per lo più noi viviamo la nostra vita da soli, cioè se... Vorrei focalizzare un po' il discorso sulla solitudine, che per la maggior parte della nostra vita, se guardiamo i momenti li viviamo sopra in grandissima parte con noi stessi. Cioè, se noi riuscissimo a mettere insieme i 10 minuti della scuola, un'ora della... Il tempo in cui, anche quando siamo sul lavoro, siamo a scuola, ma c'è una fetta grandissima di tempo in cui siamo soli con noi stessi. Un momento, con questa non è solitudine, adesso preciso meglio. E mi viene anche, facevo anche questa riflessione, abbiamo dovuto essere colpiti da una pandemia per accorgerci di questo fatto, del fatto che spesso siamo soli, molto spesso, molta gran parte della nostra vita siamo solo con noi stessi, perché siamo soli, non c'è qualcuno intorno, oppure se c'è qualcuno intorno, non stiamo chiacchierando, stiamo pensando ai fatti nostri, alle questioni. Ecco, questo elemento non è un elemento di solitudine, la solitudine è un'altra cosa. La solitudine, essere isolati completamente dal mondo ed essere rattristati di questo fatto. Ma se io sto leggendo un libro oppure sto riflettendo sulla mia storia, sui miei pensieri, sto pensando a che cosa voglio fare domani, non sono solo, ma sto lavorando. E sto lavorando con tutti gli elementi che sono il bagaglio della mia storia. Cioè, mi viene in mente uno scrittore, mi viene in mente una musica, un disegno, una pittura, qualcuno che mi viene in mente una persona che ho incontrato e mi fa piacere ripensare a quella persona da solo. Com'è stato quell'incontro? Com'è quella persona? Che cosa mi ha detto? Questi non sono momenti di solitudine, ma sono momenti di lavoro. Di lavoro che faccio con me stesso e che mi servono grandissimamente poi quando devo parlare, quando devo incontrare, quando devo sviluppare, quando devo fare un tema e sviluppare questo discorso. E mi viene in mente un altro libretto di un ebreo che ho comprato per questo motivo, perché il libro si intitola Lettere di Ernesto ad Ernesto. Siccome io mi chiamo Ernesto e anche mio nonno, al quale sono molto legato, si chiamava Ernesto, ho comprato questo libretto più per curiosità, ma l'ho trovato un libretto fra l'altro di 50 pagine, proprio piccolo. È un ebreo italiano che ovviamente nel periodo fascista è stato, lui era un architetto, quindi poi non, dopo la questione ebraica non poteva più esercitare la professione. E cosa ha fatto? Lo scrive in queste lettere, lui praticamente scrive se stesso delle lettere per come dire, trovare un modo per parlare con qualcuno.
per portare i tuoi problemi. Ecco, questo è un altro elemento molto interessante. Questo, come anche quello dell'autore che non ricordo ancora il nome, che ha scritto queste libri. Il pubblicarsi, cioè il pensare a qualche cosa e poi scriverle o disegnarle o dirle la propria esperienza, è questo che non fa più essere soli, cioè che fa sfruttare i momenti, quei momenti che abbiamo detto di solitudine, ma che sono invece momenti di grosso lavoro, e non è solitudine quella. È un lavoro, è un'elaborazione della propria vita, della propria storia, che viene pubblicata. Io scrivo un testo, costui si è inventato questa cosa, questa branca della psicologia, se ho capito bene, si è inventato o comunque ha scritto su questa cosa e ha pubblicato un testo che può essere letto da qualcun altro. Quindi ha detto quello che voleva fare. Ecco, questo secondo me poi ci tira fuori da quella che non è, io abbiamo denominato solitudine, ma non è solitudine, è il lavoro con se stesse. Ecco, questo è quello che volevo dire. Mi fermo qui. È comunque interessante comunque l'esperienza di questi ragazzi che hanno scoperto una dimensione che invece esisteva già prima, assolutamente. Cioè, uno si può trovare solo in una folla e comincia a pensare ai fatti suoi, è la stessa cosa, non c'è bisogno, dico, non c'era bisogno del Covid, però ben venga se questo ci può servire. Mi fermo qui, grazie. Bene, Ferruccio Rusa voleva Io volevo sottolineare quanto ha detto prima Anna Maria, proprio essendo io stato anche insegnante, perché effettivamente guardare al futuro per superare dei ponti è molto importante. Mi ricordo nelle classi, non abbiamo avuto il Covid, ma abbiamo avuto magari dei momenti difficili. Però guardare il futuro per degli obiettivi fa, diciamo, trascendere, fa vedere, mette la sordina, diciamo, su dei momenti difficili e mette sempre la prospettiva che, diciamo, mette un ponte di aggancio come motivante per un'elaborazione costruttiva. Effettivamente questo è uno strumento validissimo. E niente, proprio per invece per quanto riguarda la situazione pandemica, e io come diceva appunto Ernesto Rinaldi, sì, io effettivamente mi sono trovato ad elaborare dei miei lavori, così quasi non ho risentito granché di questa situazione, mentre ho saputo che altri che pur lavorando in organizzazioni sociali qui nella mia città hanno avuto dei quasi collassi emotivi, in sostanza, perché queste organizzazioni sociali non hanno più avuto occasione di funzionare, cioè proprio per la questione di non contatto sono stati esclusi, hanno avuto delle riduzioni. Ecco, queste persone che nel sociale si stavano realizzando, finito il lavoro nel senso di essendo andati in pensione, hanno avuto dei collassi effettivi, anche altri, così dovendo stare chiuso tutto quanto, io non, avendo questi lavori che mi sono scelto da pensionato, quasi non ne sono accorto, anche se con la famiglia ho avuto dei rapporti quasi telefonici, per mesi non l'ho vista, perché proprio loro avevano il Covid, se la sono beccata tutti, perché eravamo ancora alla ricerca della soluzione. Comunque,
comunque proprio vivere nella prospettiva, come dicevi tu, è stato una soluzione, è stata la soluzione migliore, come è stato per me, come è stato anche proprio per altre persone che ho conosciuto. Bene, allora abbiamo lo spazio per un ultimo intervento, vedo che Flavio Gallucci ha alzato la mano e poi lascerei la parola a Flavia Giacometti per le conclusioni, perché ci stiamo avviando al termine. Sono contenta comunque di vedere che c'è molto arricchimento da queste conversazioni, questo intervento mi è piaciuto molto, sì, grazie. Grazie Lucrezia. Io volevo, diciamo, sostenere e supportare il discorso della Gabriella, giusto? Io non mi ricordo mai i nomi e i cognomi. Gabriella Cominotti, giusto? Gabriella? No. E Gabriella di nome? No, è andata via. Vabbè, comunque, della Cominotti rispetto al trattamento dell'universo ha proprio beneficio. Lei dice c'è la pandemia e io ho beneficiato della pandemia, mi sono letto i libri e mi sono fatta le mie questioni. E vorrei anche sottolineare il discorso del fatto della solitudine. La solitudine va di pari passo con l'autonomia. Gabriella Cominotti, giusto? Ok, perfetto. Dicevo prima che vorrei sostenere il tuo discorso sul trattamento dell'universo a proprio beneficio. Riprendo conto in questo. Anche con la pandemia tu comunque in qualche modo ti sei arrangiata, hai letto i libri e hai detto ben venga, va bene, va bene. Questo è, io sono con te su questo. Riprendevo il discorso invece della solitudine, l'autonomia e la solitudine vanno di pari passo. Cioè, senza condannare l'autonomia, per carità, non ne sto facendo un discorso ideologico di giudizio, perché uno si può masturbare tranquillamente senza problemi, però, diciamo, dopo un po' non c'è rapporto, cioè c'è idealismo, io mi immagino la donna e mi masturbo, finito lì. Quindi autonomia, questo per, diciamo, rispetto al discorso che faceva Giovanni prima, autonomia e solitudine vanno di pari passo. Io non ho visto in questo periodo, ho 3 figli, 2 nipoti, sono in contatto con tanti studenti universitari, con tanti giovani, ma nessuno era da solo. Sì, certo, chiaro. Mi dicevano, la mia figlia più grande, no, più grande, quella che viene in casa, mi diceva, papà, tu sei come Draghi perché mi impedisci di sbagliare, di vaccinarmi, e quindi io non posso utilizzare e fruire di tutta una serie di servizi. Oggi non fa più quel discorso lì. Non l'ho ammesso, nel senso che mi rimprovera sempre questa questione qua. Però diciamo che comunque non ho visto solitudine nei giovani. Ho visto un discorso di lamentela, o comunque di critica, più che lamentela, al fatto di non partecipare, poter partecipare alla vita sociale per una parte della società. Per l'altra va bene. E non sto a entrare nel merito del discorso perché diventa lungo, però volevo sottolineare questa questione della solitudine che va di pari passo con l'autonomia e il fatto che comunque il trattamento dell'universo ha proprio beneficio, che ripropongo sul discorso della Gabriella, che è a beneficio di tutti e non quando diventa proprio diventa di tutti, ecco, non è un discorso che, boh, chiudo, va bene, scusate, ok. Scusate, ecco, un'ultima cosa, mi affrange in qualche maniera Giancarlo, lo vedo triste stasera e quindi questa cosa qua mi e stanotte non ci dormo, io lo dico a Giancarlo, mi piacerebbe sapere cosa Giancarlo ha stasera per la testa, cosa gli passa per la testa, questa cosa qua mi ha tutta la sera che ci penso, poi non vorrei fargli telefonate alle 4 del mattino per chiedergli cosa. Ecco, questa cosa qua mi ha lasciato un pochettino così, scusami, non è un obbligo, ecco, a dichiarare il tuo pensiero adesso. Semplicemente, allora mi prendo la parola, perché tra l'essere e il divenire, che ci sono tutte le filosofie di tutto questo mondo, non ce n'è una che non stia
tra l'essere e il divenire. È arrivato Freud e ci ha insegnato che c'è anche l'accadere. C'è una terza questione, lì. Ed è lì. Perché? Perché la storia di ciascuno di questi 19 qui, come di tutti, cosa? Ed è questo che è fondante e fondamentale. Ma per chi? Per ciascuno. Giancarlo, scusami Giancarlo, succedere piuttosto che accadere. E almeno io sono di questo pensiero qua. Ma succedere. No, sì, ma succedere, sì, succedere. Freud ha fatto quel lavoro lì. Grazie. Flavia, tu che cosa ne pensi? Allora, grazie di questo passaggio. In realtà un pensiero che volevo esprimere prima dei saluti e dei prossimi appuntamenti è un po' questo. Quando io sento essere felice, felicità, sto sempre un attimino attenta perché ho in mente un concetto astratto e opinabile che questa sera nel racconto di Anna Maria Donnarumma ho invece sentito nella pratica, e questo infatti mi è piaciuto perché l'ha trasferito in un'esperienza pratica. Questo mi ha fatto venire in mente un think di Giacomo Contri che sono andata, mentre voi parlavate, a recuperare. È un think del maggio del 2020. Lui dice questo: ieri non ho biasimato, lo leggo perché così è più fedele. Ieri non ho biasimato la lingua, infatti l'aggettivo felice ricorre in espressioni come soluzione felice o felice esecuzione musicale, per esempio, ossia designa la cura posta in una meta, non solo, ma la cura come condizione di una meta, che è proprio l'esperienza raccontata. Nulla a che vedere con la grossolana idea di felicità, che è quella che io avevo in mente. E allora volevo riportare questo e ringraziare per l'intervento di questa sera che ci ha portato un po' lì. Sì. Grazie davvero. Allora, nel salutarci ci diamo appuntamento al 12, giovedì 12 maggio. Avremo l'intervento di Glauco Maria Genga dal titolo La convenienza con il pensiero di Freud. Nel frattempo, sabato, questo alle ore 12, ci sarà la diretta su Facebook di Giancarlo Gramaglia e successivamente ancora gli incontri del sabato pomeriggio, ma avremo modo di aggiornarci strada facendo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Saluti. Ciao. Grazie. Arrivederci.